Stamattina faceva insomma specie il fatto che su 215 stazioni termometriche solo 8 superavano il livello 0 di gradi in temperatura. Quindi diciamo gelo che si è esteso davvero a tutto il nostro territorio. Detto questo, però, abbiamo avuto appunto queste correnti fredde ma secche che diciamo hanno effettivamente determinato una situazione di scarsa criticità, per fortuna, sul nostro territorio. Quindi diciamo viabilità, ferrovie, servizio elettrico, siamo in contatto con tutti i gestori, con le sale operative. Attualmente non sono stati registrati problemi gravi. Quindi diciamo che le attività messe in campo preventivamente hanno comunque supportato affinché non ci fossero altre situazioni di rilievo. Ecco, poi il quadro invece dei prossimi giorni è quello. Avremo quindi queste 2 giornate, oggi e domani, in cui sarà prevalente appunto un freddo secco, quindi temperature molto rigide, però sempre con assenza di precipitazioni. Da mercoledì invece le previsioni parrebbero orientarsi verso qualcosa di diverso, quindi da mercoledì sera entrerà diciamo una nuova perturbazione sul nostro territorio che andrà però seguita giorno a giorno per quello che è diciamo la difficoltà della previsione degli eventi nivologici. Quindi mercoledì e giovedì situazione da seguire e da seguire in particolare con le previsioni che verranno emesse quotidianamente. Nel freddo intenso continuerà ancora per circa 36-48 ore a essere presente sulla nostra regione. La prossima notte sarà molto fredda, probabilmente anche un po' più fredda rispetto a quella appena trascorsa. Il freddo perdurerà per tutta la giornata di domani, martedì, e mercoledì, almeno nella prima parte, quando ci sarà poi anche però questo nuovo protagonista, che è il flusso umido di una perturbazione che potrà cominciare a coprire i cieli e soprattutto a provocare anche precipitazioni. Stante le temperature, è facile attendersi precipitazioni nevose, soprattutto per la giornata di mercoledì sul centro ponente della regione, anche lungo la costa sotto forma di spolverata nevosa. La tendenza è per un incremento delle precipitazioni nelle ore successive, quindi giovedì è un po' il giorno su cui si concentrano le attenzioni per la possibilità di nevicate diffuse, e a seguire la tendenza potrebbe vedere anche fenomeni di gelicidio. Ma come detto, la fase attuale, quella del freddo intenso, va avanti fino a tutto martedì, prime ore di mercoledì, poi c'è il contributo umido della perturbazione e quindi l'arrivo delle precipitazioni che dovrebbe avvenire nel corso della giornata, tardo pomeriggio, serata di mercoledì. Ma il dettaglio poi andrà fatto ovviamente con i prossimi aggiornamenti previsionali. Corse modellistiche sono in aggiornamento 4 volte al giorno, ARPAL con il suo centro meteo emette tutti i giorni bollettini previsionali in tarda mattinata e in prima parte di mattinata anche l'avviso meteorologico in questi giorni o in altri casi quello di vigilanza. Per il freddo, ricordiamo, siamo in una situazione di avviso, non c'è l'allerta, però è chiaro che è una situazione che verrà monitorata, si può seguire tutta la situazione sul sito www.arpal.gov.it, anche sulla pagina Facebook dell'agenzia, con aggiornamenti costanti, continui anche nel corso della giornata.